Questa sera Taurianova TV si trova nella città di Polistena, dove a breve inizierà il premio culturale cinematografica della città di Polistena. Buonasera, ci troviamo al Cine Garibaldi con il presidente Piero Culleri e con il grande che conosciamo tutti, Mimmo Calopresti. Buonasera. Buonasera. Allora, è l'inizio questa sera della presentazione dei cortometraggi. Sì, questo è... Mi diceva che è molto emozionato. Sono come sempre, se non c'è l'emozione non c'è mai il successo di una manifestazione. Un'emozione positiva, certamente. Sono felice perché si presentano dei corti, perché ho delle persone importanti accanto a me, tipo Mimmo Calopresti, che è quello che ha fatto, che ha iniziato il premio Cultura Cinematografica Città di Polistena 14 anni fa e ancora oggi esiste. E questo è un grosso vanto. Certo, la cosa più bella di questo premio qual è? L'ho detto questa sera a Cinque Fronti quando proiettavano i corti, è la democrazia dei corti, vale a dire ognuno sceglie quello che gli piace, non è un premio condizionato, non è un premio guidato, non è un premio trasportato, è un premio democratico, ognuno vota chi sente di votare e quello che realmente gli piace ed è la cosa più bella che possa esistere. Che vuoi? Siamo qui a fare questo festival come sempre, giusto? Come sempre. Continua a sbattersi Piero per trovare, come dire, una strada per il cinema a Polistena, che è importante, e poi però nella regione, anche in tutta la Calabria, eccetera, e così eccetera. E siamo qui a cercare, a trovare delle novità, delle persone meglio degli anni prima, peggio, insomma troveremo delle novità, no? Quest'anno qualcosa di nuovo, come tutti gli anni. Perfetto. Manca pochissimo per le ore 21 e il teatro è pieno. Già. Sì, non è, purtroppo non è alle 21, devo dire, è alle 21:30, è quello che mi preoccupa, però mi fa piacere perché la gente viene, vuol dire che sente il premio. Vabbè, allora è la cosa più bella. Ok, grazie. Per cui è qualcosa di emozionante vedere tanta gente, neanche alle 21, eppure come vedete la gente, cioè questo è il premio, è inutile dirlo, si può dire quello che si vuole, ognuno può esprimersi come vuole, il premio è il premio Cultura Cinematografica Città di Polistena, questo è poco ma è sicuro ed è incredibile la gente che viene. Per me è la più grande soddisfazione che ci possa essere. Infatti, questa è una bellissima soddisfazione. Ci vediamo domani sera, perché domani sera... Ecco, domani sera ricordiamo che ci saranno grandi artisti, c'è Paola Lavini, c'è Vera Dragone, ci saranno i grandi, ma ci sarà Manuela Ventura, ci sarà il grande ospite vincitore del Festival di Sanremo, Gio Di Tonno. Cioè, domani sera sarà qualcosa di incredibile. Se stasera è meraviglioso, domani sera sarà incredibile. Grazie a voi. Grazie. Allora, ci troviamo a Polistena al Cine Garibaldi e io ho il piacere di intervistare Francesca, che è la protagonista di un cortometraggio davvero importante che si chiama Amelia. Ciao Francesca. Salve a tutti. Allora, come ti sei trovata a girare questo cortometraggio? Guarda, io ho iniziato a medesimarmi con le espressività degli occhi. Tutto va dagli occhi, il mio ruolo è Domenica, Tu chi sei? Chi rappresenti? Il tuo ruolo qual è? Il mio ruolo è ovviamente quello di essere una figlia, in poche parole è la succube di una cosa molto particolare. Si tratta di femminicidio, questo cortometraggio, c'è da mia madre che era ribellata e gli costa la vita, è una donna madre di belle. Con un mafioso che è ovviamente il personaggio principale maschile, che è Costantino Comito. Bene, io ti ringrazio, sono veramente felice di averti intervistato e di averti conosciuto, perché mi hanno parlato benissimo di questo cortometraggio. Grazie a te Francesca. Arrivederci, grazie. Non sarò...
Vabbè, ci troviamo a Polistena, al Teatro Garibaldi, al Cine Garibaldi. Ho il piacere di intervistare Caterina Sorbara, che sarà una che parteciperà alla giuria dei cortometraggi. Buonasera, bentrovati. Sì, ho l'onore di far parte della giuria. Ho accettato veramente con entusiasmo, perché io amo il cinema, amo il teatro, che sono cultura. Cinema, teatro, poesia, arte, l'arte in generale è cultura, e quindi per me è un onore e una gioia essere qui stasera. Rappresenta Tauria Nova TV? Sì, rappresento Tauria Nova TV nella qualità di direttore responsabile, ed è una doppia gioia per me, perché il taglio che io sto dando a Tauria Nova TV è proprio un taglio culturale. Allora, le auguro una buona serata e buon voto. Grazie, grazie di cuore.